ragazzi, ciao ragazze, allora, nuovo video, questo sarà un video sui miei costumi da bagno. Non so perché fate queste richieste particolari, strane, comunque sia. Prima di mostrarvi i miei costumi da bagno, devo stare attenta con questo obiettivo, perché se mi sposto leggermente, tipo se me ne vengo avanti così, va fuori fuoco, poi non lo so, magari nel montarlo e nel rivederlo vedo se va realmente fuori fuoco o altro. A parte che il fatto che sembro cicciona con questo obiettivo. Vabbè, tralasciamo questi dettagli. Dicevo che io ho provato a indossare il costume e a fare una mezza ripresa su me stessa, però non ce la faccio a mettermi mezza nuda davanti all'obiettivo. Poi magari a mare è diverso, però comunque vi faccio vedere i miei costumi. Non so perché avete questa fissa di vedere i costumi degli altri, perché ok, la maggior parte di questi costumi sono, a parte il fatto che tutti questi costumi sono stati acquistati da me, quindi questo non è un video in collaborazione con nessun brand, toglietevelo dalla testa, quindi giù nel box informazioni non troverete nessun link che vi riporterà al costume. Sono costumi che ho acquistato io, alcuni ricordo dove li ho acquistati, altri no. Devo dire subito un'altra cosa, che è quella che quando io acquisto i costumi li acquisto prevalentemente per la parte superiore, perché per quanto riguarda lo slippino, o meglio la brasiliana, io preferisco dividerli e non mettere un unico costume, perché mi piace indossare due colori diversi. Vabbè, ho una formula tutta mia per quanto riguarda i costumi da bagno. Va bene, iniziamo. Allora, quello che adoro di più, ma semplicemente perché è il più comodo in assoluto, è questo qui, che ora dalla videocamera non so quanto si vedrà, spero si veda bene, comunque si vede. È un verde acqua molto molto chiaro con delle perle sulla parte superiore, e devo dire per fortuna non sono venute via le perle. Questo costume l'ho comprato esattamente 2 anni fa ed è ancora qui ed è ancora valido, c'è ancora, è fantastico, è davvero comodissimo. Io lo adoro da morire e l'ho pagato, se non ricordo male, un 6 euro/5 al mercato. Cioè, ragazze, è strepitoso. E io lo utilizzo in a combo con o la brasiliana bianca, che richiama le perle, o la brasiliana nera, oppure la brasiliana verde acqua. Quindi molto carino nell'insieme. Altro costume che adoro, perché mi fa un seno incredibile, cioè sembra che io sia wow, è questo qui. Ora lo so cosa state pensando, le fronze, che orrore. In realtà questo indossato è davvero carinissimo, a differenza di quello, delle coppe più rigide, mentre quello lì ha delle coppe completamente piatte, però veramente è il più comodo in assoluto. Anche questo è molto molto comodo, e questo facilmente lo puoi abbinare, perché essendo un nero lo puoi abbinare con brasiliana verde acqua, brasiliana color pesca, brasiliana bianca, brasiliana nera e via dicendo, cioè, perché davvero io lo metto soprattutto con la brasiliana nera, perché cioè, voglio dire, nell'insieme sta davvero bene, io veramente lo adoro, impazzisco per questo. E anche questo l'ho pagato un po' di più, questo l'ho pagato, se non sbaglio, una 20 euro, e l'ho preso a Molfetta esattamente
alla Grande Muraglia, può essere? Non ricordo bene il nome del negozio, però è vicino all'Iperco, più o meno di Molfetta. Altro costume molto carino è questo qui. Più che costume è un prendisuole ed è fatto così. Non so se si riesce a capire dalla videocamera. Ha queste bruse, come si dice? Vabbè, questi merletti, ecco sì, questi merletti fatti in questa maniera qui restano morbidi sul seno, è davvero bellissimo questo color champagne. Con l'abbronzatura sta divinamente, ma quello verde è il top con l'abbronzatura ed è comodo. Io questo lo abbino sempre con lo slippino o bianco oppure nero perché nell'insieme stanno proprio bene, infatti vi faccio vedere. Però ovviamente dovete essere abbronzati. Se riuscivo a trovare lo slippino color champagne, o meglio la brasiliana color champagne, era bello. Ancora altro costume, questo l'ho comprato quest'anno ed è troppo carino. Questo me l'avete visto anche nel video che cosa c'è nella mia borsa mare. Questo è davvero bello, bello, bello. Unica pecca è verde con una trama. Come te la descrivo? È un mix tra rosa, ma dalla videocamera si vede abbastanza bene. È un rosa fragola, un pesca, ecco, un color pesca bello acceso e dei brillantini. Sui fiorellini, fatto davvero davvero bene. Questo l'ho pagato in offerta 7 euro ed è stupendo. L'ho preso perché la parte superiore è davvero bella. L'unica pecca è che, anche se non ha 42, la coppa è molto larga, quindi mi fa difetto sulla coppa. Io questo lo abbino con la brasiliana color salmone, perché si avvicina tantissimo ai fiori, oppure volendo con quella bianca, anche se non ci sta benissimo, quindi davvero bellissimo, questo mi piace tanto tanto tanto, peccato per quel piccolo difettuccio che fa sulla coppa. Per finire, ah no, bugia, ce n'ho un altro. Ok, c'è questo qui, che è sempre così a fascia, io adoro queste a fascia perché sono stracomodi. E questa fascia con questo richiamo che sotto il sole, che si vede, è riflettente con queste paillettes trasparenti. È una trama davvero davvero carina su sfondo blu notte. E anche questo è molto bello. Questo me l'avete visto su Instagram, ho una foto con questo costume. Ed è davvero bello, 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 bello per prendere il sole. Io poi sono una che non fa il bagno mai, preferisce stare lì con una lucertola a prendere il sole ed è bello, è davvero bello. E questo lo abbino con la brasiliana rosa pesca. Io sa che sono in fissa con questi colori, però nell'insieme ci sta davvero bene. Oddio, ce li ho gli slippini di questo, così come ho tutti gli slippini coordinati, però non ce la faccio, io preferisco mettere quelle le ho sempre comprate a parte e continuo ogni anno ad acquistarle perché mi piacciono troppo. Per finire, un costume che purtroppo non metto più, però è davvero carino, infatti anche di questo c'è solo la parte superiore, anzi lo devo rivalutare. Ogni volta che metto questo, un fucsia spettacolare, cioè bam, proprio bellissimo. Questo sta bene con qualsiasi brasiliana che vi ho mostrato, insomma. L'unica pecca di questo è che stinge tantissimo, eppure forse è quello che ho pagato più di tutti. Sì, no, guarda, veramente è bellissimo, ma stinge. Però ora magari rivedendolo, l'anno scorso non l'ho messo proprio, quest'anno ora l'ho riaperto, cioè era nella sua bustina, l'ho riaperto e mi fa proprio impazzire, è proprio bellissimo, questo forse domani se vado a mare lo rimetto. Ragazzi e ragazze, anzi lo lavo prima, vediamo se stringe ancora.
Allora, ragazzi e ragazze, il video termina qui. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un commentino qual è il costume da bagno che preferite, che secondo voi è il più carino in assoluto di questo video. Io vi mando un mega bacione, vi ricordo come sempre che potete seguirmi su Instagram, Facebook, Twitter e se vuoi scrivermi c'è l'indirizzo mail. Ricordati di spolliciare e di iscriverti al canale per non perderti i video. Al prossimo video, ciao!